Ben ritrovati su Reviewing You. Oggi vado a recensire un orologio che richiama l'aviazione militare al quarzo con quadrante blu marcato Time 100. L'orologio arriva all'interno di questa confezione di cartone che vado ad aprire all'interno di una scatola di latta insieme ad un libretto di istruzioni in lingua inglese, cinese, italiano, francese, tedesco e giapponese ed un biglietto da visita dell'azienda. Abbiamo un orologio al quarzo, ovvero un orologio con scansione temporale controllata attraverso l'ausilio di una batteria che indica in corrispondenza del quadrante ore, minuti, secondi e giorni del mese. Sul lato destro della cassa è presente una corona che permette con uno scatto verso l'esterno di impostare la data, mentre con due scatti verso l'esterno di impostare l'ora. Abbiamo poi due pulsanti che permettono di utilizzare il cronometro. Premendo una volta il pulsante in alto, il cronometro si avvierà, mentre premendo un'altra volta il pulsante in alto, il cronometro si stopperà, si metterà in pausa. Per azzerare il cronometro, una volta che il cronometro è in pausa, si dovrà schiacciare il pulsante in basso così che il cronometro si azzererà. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo il diametro della cassa di 4,5 cm e abbiamo uno spessore di 1 cm. La lunghezza del bracciale invece è di circa 20 cm, abbiamo una larghezza di 2,2 cm, mentre il peso dell'orologio si aggira attorno ai 65 grammi. Per quanto riguarda i materiali, abbiamo un fondello e una cassa in acciaio inox, sul fondello è inciso il nome dell'azienda e il sito dell'azienda, le scritte 3 atmosfere e stainless steel, ovvero quelle che sono le principali caratteristiche dell'orologio. Abbiamo poi una corona con zigrinature, come anche i pulsanti presentano delle zigrinature, e abbiamo poi un vetro Ardlex perfettamente piatto. Continuando con le caratteristiche, abbiamo una tecnologia waterproof fino a 3 atmosfere che consente le esposizioni dello stesso agli schizzi d'acqua, ma non di effettuare immersioni sott'acqua, un quadrante che vede nel complesso uno sfondo blu e al centro invece delle onde, una fantasia ad onda, la presenza poi in stampatello bianco disegnato Time 100 Chronograph, abbiamo invece sempre disegnato in bianco la scritta Air Force Fighter. Abbiamo poi un datario che indica i giorni del mese e la circonferenza più esterna che risulta essere bianca ed indica i minuti, mentre poi abbiamo una circonferenza interna che risulta essere argentata in rilievo, dove sono contenuti all'interno tre piccoli quadranti. Per quanto riguarda le sfere, abbiamo la sfera dei minuti, dei secondi, delle ore color argento fosforescenti, indici rappresentati da numeri bianchi disegnati che segnano 5, 15, 25, 35, 45, 55. E da numeri bianchi sempre disegnati fosforescenti che segnano in questo caso 2, 4, 8, 6, 8, 10 e ad ore 12 è poi presente questo triangolino che anch'esso risulta essere fosforescente. Passando in rassegna i tre piccoli quadranti, quello in basso indica lo scorrere dei secondi del cronometro, vedo una sfera foglia color argento, indici rappresentati da lineette bianche disegnate poste ad ogni secondo e da numeri bianchi sempre disegnati che segnano 60, 15, 45. Passando in rassegna i tre piccoli quadranti, quello in basso indica lo scorrere dei secondi, avviamo il cronometro. E vedo una sfera foglia color argento, indici rappresentati da lineette bianche disegnate poste ad ogni secondo e da numeri bianchi sempre disegnati che indicano 60, 15, 30 e 45. Quello in alto invece indica i decimi di secondi del cronometro, vedo una sfera sempre a foglia color argento e indici rappresentati da lineette bianche disegnate e da numeri bianchi sempre disegnati che segnano 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6 e 8. Abbiamo poi infine quella a sinistra che indica i minuti del cronometro e non ha disegnata in questo caso nessuna circonferenza, a differenza appunto di questi altri due
piccoli quadranti, bensì vede quattro linee di separazione, 1, 2, 3 e 4, disegnate anche queste bianche, e vede numeri quali 5, 10, 20, 25, 35, 40, 50 e 55. Presente anche qui una sfera a foglia argento. Abbiamo infine un bracciale in vera pelle nero con cuciture bianche sulla parte davanti, mentre risulta essere beige con parti nere vicino agli attacchi e cuciture sempre bianche sulla parte dietro. Sul retro, oltre alle cuciture ben rifinite, abbiamo anche il nome dell'azienda con appunto la scritta Genuine Leather, vera pelle, e abbiamo poi due passanti neri, uno fisso ed uno mobile, e la fibbia sempre del colore della lunetta con la scritta dell'azienda Time 100. Arrivando alle considerazioni finali, trovo che sia un orologio senza ombra di dubbio sportivo che richiama un po' l'aviazione militare grazie a questa scritta Air Force Fighter, dal peso decisamente moderato che si illumina quasi interamente al buio.